benevolente, quindi parlerò del nonsense. Questo tipo di discorso credo che non possa prescindere da una certa musica, direi, la possibilità di intendersi attraverso la musica. Io vorrei cercare di rendere questo linguaggio di oggi, il nostro incontro di oggi, in una terminologia che possa essere tradotta direttamente in musica, direi. Ecco, questo brano si chiamava No Thought e ci dice già da subito quello che possiamo aspettarci dal nonsense. Questa improvvisa irruzione di un senso altro nei nostri discorsi abituali. Dove la ricerca della verità non si dà, nel senso che filosoficamente la ricerca del vero acquista una parte di anacronismo, soprattutto nella nostra epoca, e ne acquista invece molta a detrimento di questa la questione del senso, del significato, dove il senso è ciò che mettiamo in atto attraverso i nostri sei sensi per cogliere la che serve, a che serve, cosa vuol dire, se ha ancora un senso oggi chiedersi cosa vuol dire un'opera d'arte o semplicemente un oggetto. La riflessione del nonsense parte da questa svolta, che non è ovviamente una svolta personale, ma è una svolta collettiva. Una svolta che prende le mosse da tutto ciò che nei 60 ha rappresentato. Diverso delle molteplici esperienze di ogni giorno. Nei 60 c'è stato questo grande impatto della ermeneutica, direi dell'Oriente. L'Oriente è stato riscoperto più volte nella nostra cultura, dove si creano due tronconi, direi, Oriente e Occidente, che non corrispondono a delle zone geografiche o non soltanto. Ciò che corrisponde a una zona geografica è più che altro il meandro interiore, cioè ciò che noi stessi siamo o non siamo. Nei 60 questa ricerca del significato passa attraverso l'Oriente e si suppone che l'Oriente indichi più o meno a chiare lettere questa nuova direzione, questa nuova cosa. Il passare è sempre una esperienza di morte, in qualche modo, ovvero molto sconvolgente. Infatti nei 60 muore un mondo e ne comincia un altro, in qualche maniera. La filosofia aveva già preparato, io intendo la filosofia classica, aveva già preparato il senso di questa permutazione qualche tempo prima. Ma il senso si prepara a poco, quindi esplode e noi oggi magari siamo qui per ascoltare il riverbero del senso stesso, cioè il senso è altrove. Noi però possiamo ascoltare l'eco del senso ponendoci a noi stessi la più semplice domanda che poi torna in mille modi già nel mondo cinese, già nel mondo indiano,
e anche nel Tibet e in Giappone, ovvero, ecco, loro l'avevano formulata in altri modi, ma per dirlo nei toni appunto di una ermeneutica non del vero, non aletista, si potrebbe dire, la potremmo intendere così, cioè qual è il senso della nostra vita, qual è il senso dell'esistenza, che in toni più moderati, più particolaristici si potrebbe dare così, cioè che cosa sto facendo qui, perché sono qui adesso insieme a voi, cosa mi ha spinto a parlare o non parlare di questo, perché appunto dargli il tema c'è la difficoltà e anche facilità da un altro punto di vista di discutere di ciò di cui si dovrebbe tacere, come appunto la chiusa di un famoso libro che ha segnato il Novecento ci insegna. Ora questa appunto sembra essere la domanda davanti alla quale noi ci poniamo in ascolto, cioè io non voglio subito, non vorrei mai, diciamo, fare violenza a questa domanda e quindi darvi una risposta, oppure dirvi qual è il senso della domanda, in quanto credo che il senso sia appunto qualcosa che a livello di significato possa e debba emergere da una ricerca personale. Nei 60 questo sembra essere il nucleo della ricerca, cioè la ricerca parte da me, ovvero dal singolo, da voi, da ciascuno di noi. Insomma. La ricerca non può essere delegata a un altro, non sarebbe ricerca nel senso stretto del termine. Il paradosso, che siamo proprio nell'ambito del nonsense, sentiamo subito nel nonsensico, quindi al di là delle definizioni che cosa